Benvenuti alla conclusione del Telegiro. Grandissima giornata conclusiva del Giro d'Italia, centesima edizione, ancor più dell'arrivo dei professionisti, dove i tifosi, a centinaia, forse addirittura decine, si sono accalcati lungo il percorso della cronometro che ha visto protagoniste più di 120 squadre di tutta Italia ed oltre. Ma soffermiamoci subito sulla squadra protagonista di oggi, il team dell'arcidiocesi Enel di Bologna, l'unico che ti porta la luce due volte. Dopo una lunga preparazione della tattica, la scelta a tavolino, o per meglio dire a tavola, la sera prima, è stata quella della partenza progressiva a razzo. Come lo Sputnik, i primi tre propulsori si sono staccati, permettendo al razzo, dopo le dovute circonvoluzioni all'interno dell'orbita dell'autodromo, di prendere una velocità pazzesca, tanto che molti non si sono nemmeno accorti del passaggio della squadra. Solo il sottoscritto ha potuto, a bordo del proprio automezzo, scusate un'ansa, è pronto lo skate giallo, grazie, devo fare il bonifico, se no non me lo mandate, non posso andare al tour. Va bene, sarà fatto. Ho potuto, a bordo del mio potente automezzo, dicevo, documentare con assoluta capacità ed obiettività le fasi salienti. Dall'alto della mia competenza tecnica, come tutti voi ben sapete, sono stato uno dei corridori più giovani che ha indossato la maglia rosa e la conservo sempre con affetto qui con me. Ero veramente giovanissimo. Posso con certezza affermare quindi che tatticamente determinante è stata l'attuazione della tecnica dell'elastico, perpetrata con assoluta perizia dal Carlo Pier, lo zio del gruppo, il quale alla partenza ha subito lasciato correre i compagni, sacrificandosi per rallentare l'inseguimento da parte delle altre squadre, e ci è riuscito tanto che ad onda verde è stata segnalata la presenza di code in uscita dall'autodromo di Monza. Districandomi nel caos dei corridori, sempre a bordo del mio mezzo, raggiungo prima i tre elementi propulsori, nell'ordine Marco Mauro che si guarda il panorama fingendo di non fare fatica, quindi Andreas, che è il plurale di Andrea ed è l'unico concorrente che gareggia con un tandem da solo, Matteo, che cerca invano uno più alto a cui mettersi a ruota e unico nel suo genere che strazza tutti in volata per il quinto posto. Ditegli voi a che cosa serve. Infine riprendo il quartetto, che è la soglia dei 50, intesi come età anagrafica ovviamente, data la fatica e il caldo, li colgo un gruppetto che parlano da solo. Le frasi raccolte sono: datemi il cambio, ero uno Shimano 347T del 2015. Avete visto un chip? Sì, era Cinisello. Che bello il pavè. Ah, mi stacco un attimo. No, non puoi. Aspettate un memento, memento, il quale invece viaggia tranquillo, trasmettendo in diretta addirittura sulla sua radio preferita in lingua arcaica le fasi della corsa. Scusate, un'altra ansia. Sì. Riguarda il chip, sì. Ah, è stato ritrovato a Melegnano con Chop. Erano in fuga, sì, finalmente riuniti, benissimo. Finalmente il quartetto arriva collocando il team a metà classifica. Non male, ma sicuramente migliorabile, solo iscrivendosi alla prossima edizione alla sezione prima in palio. Dichiaro ufficialmente conclusa la corsa rosa e vi lascio in compagnia dei titoli di coda. Scusate. Sì, scusate, un'altra ansia, scusate. Sì. Come non abbiamo i titoli di coda? Niente titoli di coda, sì. Ah, perché non vi ho fatto il bonifico? E allora, senza titoli di coda, accontentiamoci di quello che possiamo avere. Concludiamo così, mi pare di leggere, la nostra avventura rosa, che
E auguri a tutti, naturalmente, e ci vediamo alla prossima.